non è che non vogliamo intervenire. Noi credo che stamattina bisogna avere il consenso di chi ha chiesto questo dibattito politico di aprire i lavori. Solo questo che stiamo aspettando. Quindi invito questa maggioranza, coloro, i partiti che sostengono questa maggioranza, ad aprire i lavori, perché siete voi che avete chiesto questo dibattito. Grazie. Senso di responsabilità. Allora, il senso di responsabilità che ha chiesto, che i 7 consiglieri comunali della maggioranza hanno portato a far sì che venisse integrato l'ordine del giorno, è perché in una conferenza di capogruppo in data 24 gennaio 2012 l'opposizione a gran voce chiedeva, come giusto che sia, aggiungo io, che a fronte dei problemi che sono abbastanza evidenti in questo momento di difficoltà della maggioranza, venisse posto all'ordine del giorno il dibattito politico. Da persone responsabili quali riteniamo di essere, non ci sottraiamo a questo momento di difficoltà che viviamo e responsabilmente abbiamo voluto integrare l'ordine del giorno che il Presidente del Consiglio aveva convocato con i due tratti all'ordine del giorno più Europa e la congiunta più Europa con un dibattito politico per far sì che ci fosse un momento di chiarezza per i cittadini che sono qui presenti e che hanno diritto, ritengo io, di sapere un pochettino come stanno le cose. Ecco, questa è la precisazione che mi tendo di fare e ritengo che il momento che viviamo è un momento che presumo debba essere a cuore a tutti i cittadini di Casoria, a tutti i consiglieri comunali e a tutti quelli che hanno un minimo di responsabilità in questa città. Quindi questo è il senso con cui noi abbiamo firmato quella mozione di integrazione e ritengo che sia uno spirito corretto e giusto. Visto che questa parte della maggioranza, aggiorna più poco. Consigliere Capato, le domande devono fatte dal microfono e si deve parlare come chi è venuto. La parola al consigliere Capato. Un saluto a tutti quanti. Però voglio essere breve. Visto che Orsini è stato Orsino è stato così bravo a spiegare qual è stata la cosa che per cui ti ha spinto a convocare questo consiglio comunale per di abbracciarti al consiglio comunale precedente che si registrò la nostra non presenza. Ci vuoi spiegare un poco il perché di questo stato di agitazione? Parte della maggioranza. Grazie. Allora, consigliere Capato, lo dico a tutti quanti gli altri che interverranno dopo. Questa è un'aula di consiglio comunale, quindi chi chiede di intervenire dovrà esporre le proprie ragioni, i propri fatti e le proprie motivazioni e argomentazioni. Non è né un confronto politico televisivo dove c'è la domanda e c'è la risposta, né come qualcuno mi suggerisce siamo in un'aula di scuola. Quindi invito i consiglieri che chiedono di parlare di intervenire e argomentare le proprie ragioni. Quindi se il consigliere Capano ha intervenuto e il suo intervento era finalizzato la domanda, come dire, insomma, dovrà attendere probabilmente che esaurisca la fase di interventi per intervenire nuovamente. In ogni caso vi invito a chiedere di intervenire per chi ne ha l'interesse, perché certo non possiamo stare 20 minuti ad attendere se qualcuno vuole parlare.